suo operato. Il vicepresidente della Camera, esponente di rango del primo piano del Movimento 5 Stelle, è qui con noi. Buongiorno a voi. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Grazie di essere qui. Beh, dunque, abbiamo il caso Verdini da un lato e il caso degli SMS dall'altro. Cominciamo con il primo, dove lui tra l'altro avrebbe anche detto ora già scordato la legalità. Di fatto è un impasse veramente complessa quella in cui sembra essersi incagliato questo mandato di Virginia Raggi. Guardi, io sono molto sereno, nel senso che tutti i dossier che si stavano portando avanti sull'urbanistica di Roma vanno avanti. Abbiamo investito circa 18 milioni di euro per le periferie, 40 milioni di euro per la sicurezza scolastica a Roma e abbiamo in campo questo progetto dello stadio su cui ci sono le trattative in corso. Quei dossier vanno avanti, mi dispiace soltanto di questa cosa che è veramente nella storia del Movimento 5 Stelle. Finché si sta dentro sono tutti pronti a portare avanti la battaglia del Movimento 5 Stelle. Appena escono fuori cominciano sempre a dire che si è persa la legalità, si è persa la legalità. Ognuno fa la sua parte all'interno di una giunta. Quando si va via dalla giunta si abbia almeno il coraggio di dire le cose buone fatte e non diffamare soltanto. Certo, io vedo tante interviste di quelli che fuoriescono dal Movimento. Quando stanno dentro vengono ignorati e demonizzati. Appena escono fuori sono santificati. E addirittura ricevono le prime pagine dei giornali. Non credi che questo possa essere dovuto anche al fatto che avete avuto nei confronti dello stadio un atteggiamento, diciamo così, un po' ondivago? Non lo volevate e poi lo volevate. Come questo, è un grande errore, questo è un grande errore, perché noi stiamo chiedendo alla società Calcio Roma e a chi sta facendo quello stadio di fare un progetto e di allestire un progetto che non sia quello originale. Cioè, noi eravamo molto critici verso un milione di metri cubi. Adesso ci sono le trattative in corso, quindi non voglio anticipare nulla, anche perché le trattative sono tra la società e il Comune di Roma, ma l'obiettivo è fare un progetto che sia sostenibile, che aiuti i cittadini delle periferie e fornisca anche uno stadio della Roma alla città. Ci riusciremo? Lo spero, perché così avremo dimostrato che quando un'amministrazione chiede dei valori in un progetto, lo può ottenere. Quindi se lei mi dice, ma due anni fa voi non eravate d'accordo, e per questo siamo in trattativa, perché il progetto originale non ci piaceva. Poco fa ha fatto riferimento alle interviste di chi fuoriesce e che poi appunto si scaglia contro il Movimento. Oggi per esempio sulla Stampa ce n'è una, pagina 5, dedicata proprio all'ex assessore Muraro. Lei dice che Virginia Raggi sarebbe stata commissariata da un gruppo affarista dentro e fuori il Movimento 5 Stelle, chiaramente in relazione all'ambiente e alle discariche, dove girano evidentemente molti soldi. Vuole rispondere? Sì, l'assessore Muraro è sempre stata demonizzata quando stava nella nostra giunta, poi si è dimessa perché ha ricevuto un avviso di garanzia. Io ho apprezzato molto il gesto, perché quando una persona, un esponente politico prende una decisione del genere ha sempre il mio apprezzamento, rispetto a sottosegretari di governo, a ministri di governo che sono coinvolti in inchieste per esempio per il business sull'immigrazione e stanno lì al loro posto. Poi stamattina guadagna la prima pagina, però io personalmente non rispondo a queste accuse, perché sono le accuse che ci rivolgono su Roma da 7 mesi. Io dico soltanto una cosa, questa città noi stiamo cercando di rimetterla in piedi. Ricordiamoci che abbiamo comprato 130 nuovi autobus e stiamo per lanciare il piano buche. Lo so, chi ci guarda la Svizzera dice, ma questi sono annunci da fare. Sì, in una città con 20 miliardi di debiti ridotta in queste condizioni sono annunci importanti, però fatecelo fare. Invece qui ogni giorno c'è una nuova accusa. Poi lei dirà, si perdono pezzi. Beh, ho visto nelle notizie di prima che anche il Presidente degli Stati Uniti nella sua squadra perde pezzi, quindi ci sta. Ma io non so se le conviene fare un paragone del genere con Donald Trump. Beh, se vuole lo facciamo col sindaco di Firenze che ha fatto il rimpasto 3 giorni fa. Solo che non si parla di caos Firenze, mentre si parla sempre di caos Roma. Senta, veniamo alla storia degli SMS. Intanto lei si sente a suo agio qui, o noi non siamo nella lista? Non siamo giornalisti che fanno parte della lista? Io ho accettato il vostro invito sempre, lo accetto sempre con molta senta, gratitudine e piacere. Senta, ma perché quella lista, che lei non vuole chiamare di proscrizione, e che continua oggi la battaglia, Beppe Grillo sul suo blog indica addirittura i nomi di alcuni giornalisti del Corriere della Sera, di Repubblica e del Messaggero. Non crede che indicare i nomi sia una roba bruttina, pericolosa, perché che matto nel web che magari va a aspettare sotto casa i giornalisti e può succedere qualcosa? Io le dico questo, ieri sono finito su tutti i giornali per una notizia falsa e ho dato mandato ai miei avvocati di fare
querele per decine di migliaia di euro, perché noi abbiamo una cosa, noi non abbiamo né lobby, né mega stipendi, né rimborsi elettorali, abbiamo la reputazione, i cittadini ci votano per la reputazione e quando dei giornali infangano la reputazione è bene reagire. Quando si parla di lista di nomi, noi indichiamo quei giornalisti che hanno detto queste falsità, e non lo dico io che sono falsità, hanno cambiato i titoli ieri dopo che io ho pubblicato gli sms, e non c'è una polemica sugli sms di Di Maio, c'è una polemica tra Di Maio e tre giornali italiani, uno di Caltagirone a cui abbiamo fatto saltare le Olimpiadi, uno di De Benedetti a cui è legato il PD e quello del Corriere della Sera a cui è legato Mediobanca, che ieri mi hanno diffamato in prima pagina e io ho dovuto rispondere pubblicando i miei sms, altrimenti sarei stato colpevole e sbattuto in prima pagina. Questo è un problema. Poi lei mi dice la lista. Non c'è nulla di personale, io non voglio ma indicare i nomi, non è indicare i nomi, ma i nomi li indica il giornalista che scrive il pezzo falso, mi scusi. Se un giornalista scrive un pezzo falso, io ho il dovere di segnalarlo, perché in questo paese, se in questo momento storico non si sta parlando del dramma delle banche, non si sta dicendo che i terremotati aspettano ancora le casette, ci sono dei problemi strutturali in questo paese ignorati e si parla solo di Roma come i mali del paese, e anche perché una parte, mi perdonerete, del giornalismo non sta facendo il suo lavoro. Però mi perdoni, lei dice mi hanno diffamato. L'avrebbero diffamata se ci fosse stato, come dire, un'organizzazione, se ci fosse stata la Spectre dietro questo, cioè l'idea di fare del male all'onorevole Di Maio. In realtà, così come si evince dai resoconti dei giornali oggi, quegli sms pubblicati dai giornali erano quello che risultava nei telefonini nel di Marra. Nel telefonino di Marra. Questo è quello che guardi, diciamo così, questo è quello che dicono i giornalisti e loro discolpa. Lo vediamo in tribunale, per me questo caso è chiuso. Poi se invece i direttori si vogliono scusare, io ritiro anche le querele, lo dico con molta franchezza perché non ho interesse a fare soldi nel querelare i giornalisti. Però quella cosa lì a me sembra tanto un ripiego, poi vedremo in tribunale. Poi vedremo in tribunale queste cose qui. Gaspari chiede, perché chiedere a Pignatone informazioni su Marra, visto che sono informazioni segretate? Allora, questa vicenda, anche quello che è emerso da quello che scrivevo ieri alla sindaca, testimonia che nel Movimento 5 Stelle le pulci le facciamo prima di tutto ai nostri, perché noi passiamo per quelli critici nei confronti degli altri, ma quando noi nominiamo una giunta, e lo vedete anche nelle varie richieste che facciamo, anche a volte ci sono miei colleghi che prendono posizioni pubbliche e si parla di scontri, noi cerchiamo di avere il massimo delle garanzie sulle persone che sono in una giunta, il massimo delle garanzie sulle persone che sono in uno staff, e quindi chiedere alla procura informazioni su di chi si circonda il sindaco all'interno di un proprio staff, io credo che sia il dovere di una forza politica che dice combattiamo la corruzione. Poi ieri il procuratore con molta gentilezza ci ha spiegato che c'erano le indagini in corso su quel personaggio e quindi ci ha risposto che non c'erano evidenze pubbliche, cioè non c'erano evidenze penali, e questo poi ovviamente non ci ha fatto desistere dal continuare a chiedere alla sindaco di rimuovere quel personaggio. Però stiamo parlando di una cosa di 3 mesi fa che sembra che sia una colpa insuperabile, quando invece lei ha chiesto scusa, io ho dimostrato che con tutto il movimento avevamo chiesto sempre la rimozione, adesso andiamo avanti perché ci dobbiamo occupare anche un po' dei problemi di questo paese, invece si parla di tutt'altro. Però Marra è stato arrestato poi. Certo, e c'è chi ha chiesto scusa, ma ricordiamoci che quel signore non era iscritto al Movimento 5 Stelle ed era uno dei pochi funzionari non indagati quando la sindaca ha deciso di metterlo nel suo staff. Nonostante questo, noi abbiamo chiesto per il passato che aveva, quindi aveva lavorato con altre giunte, poi ci sono delle cose che si devono anche sentire un po', no? Se uno ha lavorato in giunte passate, ha lavorato con altri, hai delle diffidenze, e per questo noi ne avevamo chiesto la rimozione, ma le faccio presente che al Campidoglio c'è un funzionario indagato ogni 4 e questo era uno di quelli non indagati. C'è un errore, scusami, sì, Francesco. Perdonami, perché tanto incombe il telegiornale. Volevo chiedere se per quanto riguarda a livello nazionale le prossime elezioni continuate a chiederle anticipate. Io spero che si possa andare alle elezioni il prima possibile. Le dico la verità, adesso come cittadino e anche come parlamentare mi sento ostaggio di questa guerra tra bande nel Partito Democratico, che manda avanti le elezioni non solo per risolvere i propri problemi interni, ma anche perché una fetta di parlamentari, diciamocelo chiaramente, vuole arrivare a quella pensione di settembre. Io dico con molta franchezza, facciamo una cosa, prendiamo la legge Fornero, applichiamola ai parlamentari e togliamoci questo pensiero della pensione di settembre, così forse con più serenità riusciremo ad arrivare alla fine di questa legislatura, senza aspettare il 2018.
Grazie all'onorevole Luigi Di Maio per essere stato qui con noi.